Adesso la Lega Pro con un turno infrasettimanale, anche in questo caso si gioca per la dodicesima giornata, già due gare si sono disputate a Vicerno, il Giuliano ha battuto il Vicerno per 3-1, vantaggio ospite con Giorgione, il pareggio locale di Bernardotto e poi a seguire le reti di Ngiambè e Valde per il 3-1 definitivo della formazione campana. Bene anche l'Avellino che supera in trasferta il Trapani con il punteggio di 2-1, Gori batterono su rigore e poi l'accorciamento delle distanze da parte dei siciliani con Lescano, attesa oggi per le partite che completeranno il turno. Particolare attenzione ovviamente per il derby di Capitanata tra Poggia ed Audace Cerignola. Ci arrivano con stati d'animo diversi, da una parte gialloblu Ovantini, reduci dalla vittoria ottenuta in extremis lo scorso weekend contro il Vicerno, mentre il Poggia è stato sconfitto a Sorrento. Il quadro delle altre gare vede per Taranto e Altamura trasferte a Potenza e a Caserta contro la Casertana, unitamente anche al Monopoli a Latina. Il quadro si completa con Juventus Next Generation Sorrento, Crotone Benevento, Messina Cavese e Turris Catania.